Le abbiamo dette tutte. Le abbiamo dette tutte. Buongiorno, oggi siamo ancora partiti una volta dal rifugio di Bona, che ormai si arriva in macchina, siamo inizio maggio lassù. Ci sono già sci alpinisti con sci in spalla, direzione Tofana. Anche noi oggi andiamo su in Tofana per allenamento, per fare un po' di livello, dai. Guardate che ambiente. Ambiente spettacolare, guarda. Metti la bussola così. Giri la ghiera. No, il rifugio non lo tocchiamo neanche andando da. Oltrepassato il vecchio rifugio cantore sotto la Tofana. La si intravede già la cima. Gli alpinisti salgono di là. Di là ci sono un po' di nuvole. Di là tutto aperto. Grande! Perché non hai gli sci, te? L'ho dimenticato. Oh. Che spettacolo! Che bello! Secondo i calcoli di Alessandro dovrebbero mancare ancora 800 metri di livello. No! Invece? Mancano 500. Che manca, l'importante è prenderlo con filosofia. Mancano 560 metri di dislivello, bellissimo. Guarda le due Tofane, le due Toscane. Secondo che regalazione dava il dislivello. Panorama spettacolare, mi trovo sull'ultima rampa poco prima della cima della Tofana di Roses. Qui abbiamo l'ultimo pendio, un bello ripido d'inverno, si va su dritti per dritti sulla cresta. Panorama dietro alle mie spalle è stupendo, un po' di nuvole basse, e davanti abbiamo, come vi dicevo, la rampa finale. La croce ancora non si vede, ma poco qua su. Stupendo, spettacolare, un bel giro. In questo periodo qua siamo a maggio, si fa tranquillamente a piedi, la neve tiene, ci sono ovviamente gli sciatori dappertutto. Aspettiamo i ragazzi e dopo finiamo la nostra salita. A dopo. Guardate che roba, la crestina finale
che porta su in cima. Una bella bella cresta, un bel panorama. Le nuvole sono spostate per fortuna. È incredibile. Ancora una volta la Tofana con una visuale decente, perché è la prima volta che siamo saliti qua. Il nostro video di 2-3 anni fa forse era, si vedeva nulla purtroppo. Che bella cresta. Merita, da qua su merita sempre il panorama, anche se è sempre quella la cima, ma stavolta l'ha fatta con la neve. Una scelta bellissima. Io qui ho un altro sassetto. No, io sono contento, almeno ho visto che c'è ancora neve. Un altro sassetto, i sassi allegri del calore. Taggati dietro. La lascio ancora qua. L'autrice dei sassetti sta arrivando. È nell'ultimo pezzo di cresta. Io vi lascio questo sasso qua. Castriamo qua. Eccolo. Io vi faccio una foto lì a voi due. È stupenda lì la foto. Vai. Tu, ciccia. Io? Ah, oh. Fammi le prove. Dai che scendiamo. Aspetta un attimo. Concordo, scendiamo. Ultimo pezzo di Cristina. Si trova bellissimo. Qui oggi. Via. Wow. Hai fatto perdere 20 anni. Stava per scendere. Via, su in cresta. Bellissima Cristina. Al sole adesso, eh. Mamma mia. Trovare il Liskam così sarebbe stupendo. Bello tracciato. Bello battuto. Vabbè. Si scende. Spazza neve, spazziamo la neve. Giussani. Là, rifugietto. Adesso arriviamo al rifugio Cantore e aspettiamo gli altri. Gli altri sono là. Che giornata, sole, spettacolo, panorama al top. Si nuota, è acquissima, purissima, levissima. Bene, ormai fuori da qualsiasi cazza di neve, diciamo, ci sono solo questi due qua davanti a me. Siamo già sopra il rifugietto, abbiamo lasciato la macchina stamattina. Niente, si scende. Bene, io vi saluto da qui, dalla terrazza estiva del rifugio di Bona. Lì c'è tutta la stradina che porta su. Questo posto l'abbiamo visto del 14 agosto, che non ci si girava. Oggi
per fortuna ancora non c'è nessuno. Io intanto spero che il video di questa tofagnina in veste invernale primaverile vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima avventura. Iscrivetevi al canale. Ciao.